La sapienza senza l'esperienza non vale niente. L'esperienza senza la sapienza può funzionare. Buongiorno, buongiorno, buon caffè. Ma chiariamo di che cosa si parla e spero che il caffè si senta nonostante questa voce che proviene da basse tonalità, diciamo così. Un po' di raucedine, un po' di afonia. Capita qualche volta quando parli troppo. Forse è un segnale che devo parlare meno. La sapienza è l'accumulare nozioni, anche preziose, ma che poi devono essere applicate, altrimenti rimane davvero quell'immagine dello studioso rinchiuso sulla torre, in cima alla torre, che non tiene niente, che non applica niente, che si limita soltanto a mettere in fila delle belle nozioni. Forse quello che oggi trasferisce la scuola, lo so, la butto lì, ma meriterebbe ben più di un cappuccino. Invece l'esperienza è quello che deduco dalle cose che capitano ogni giorno, quello che imparo ogni giorno, e se può appoggiarsi sulla sapienza diventa vera saggezza, cioè il modo attraverso il quale ciò che ho appreso diventa vita di tutti i giorni, diventa qualcosa da trasferire agli altri, qualcosa che mi permette di affrontare ogni volta una nuova situazione, un nuovo problema. E sto parlando della vita come del lavoro. L'esperienza si fa, la sapienza si studia, e che le due cose possano andare di pari passo è sicuramente un grande vantaggio. Purtroppo quando si tende a privilegiare soltanto la sapienza, quando si misura una persona esclusivamente da ciò che sa e non da ciò che sa fare o addirittura da come sa essere, si commette una riduzione davvero pericolosa. Noi non siamo quello che sappiamo. Noi non possiamo essere giudicati in base a quello che sappiamo, ma potremmo essere valutati, che è diverso da giudicare, in base alla nostra saggezza, cioè a come sappiamo comportarci nelle circostanze. Che cosa ne dite? Buongiorno, buongiorno e buon caffè.